Giuseppe Santangelo, centrocampista del Città di Scordia, giovanissimo, ricordiamo ancora la sua prima partita in campionato, gol a Camaro 1-0, hai praticamente inaugurato la stagione dello Scordia, anche perché fino allora neanche in Coppa eravamo riusciti a segnare. Allora Giuseppe, intanto che emozioni hai provato a rientrare dopo un infortunio, ricordiamo una frattura che non è un infortunio di poco conto? Certo, rientrare dopo 3 mesi di infortunio non è facile riprendere di nuovo il ritmo, quindi sempre con molta volontà si riesce, diciamo, a riprendere pian piano tutto, diciamo, quello che si è perso. Hai fatto molta panchina, però tu sei uno di quelli, insomma, che continui a seguire il mister e i suoi insegnamenti. È un anno importante Sì, per te. certo, il mister lo seguo sempre, non lo ascolto sempre, mi hanno insegnato molte cose durante tutti questi mesi, da agosto fino adesso, quindi sono molto felice, diciamo, anche di stare qui, anche perché ho trovato dei compagni molto, dei compagni che mi hanno sostenuto molto, mi hanno detto sempre di continuare a combattere e sempre di non fermarmi mai. Allora ne approfittiamo anche per fare gli auguri al carissimo amico che in questo momento purtroppo è infortunato, ha avuto la frattura della clavicola, lo Sì, ricordiamo. il carissimo Ambra, Salvo Ambra. purtroppo Salvo Ambra si è fatto male durante una partita di Juniores, giocando anche con me. Speriamo si rimetta presto di continuare a giocare con noi. Vabbè, grazie Giuseppe, grazie, Grazie, grazie veramente grazie, grazie. a te.